Ieri sera ho sentito un gran trambusto e quindi sono sceso in laboratorio per vedere che cavolo era successo. Che cazzo era successo. E ho scoperto questo. Praticamente è crollata una delle due plafoniere neon. E meno male che non è finita in terra, non si è schiantata, ma è rimasta appesa per un pelo di culo qui sul tavolo. E tra l'altro, la cosa strana è che proprio ieri sono arrivate le plafoniere LED che dovrei sostituire. Infatti, sono andato a prenderle. E quindi, eccole qua. E niente, siamo costretti, gioco forza, a installarle adesso perché questa rischia di cadermi in testa. Ecco, così non faccio peso su questo che dovrò smontare anche lui, ma soprattutto prima devo staccare la luce qui. Quindi devo aprire e smontare. Con una incredibile quantità di bestemmie sono riuscito a smontare il cosa, la lampada. Ecco, gli rimetto il suo maledetto neon. E magari se ci riesco. Comunque è strano che non si sia rotto il plastico qua, il vetro. Strano, è una lampada molto robusta. Va bene, vediamo se riesco a metterla con una mano. Ecco, così. Con le bestemmie forse si riesce. Con le bestemmie. Ecco, chiudo. E qua chiudo, e si chiudono questi. In teoria lui dovrebbe rimanere chiuso. Ecco. E quindi questa così com'è la metterò da parte. Non vedo danni dalla caduta. No, nessun danno. Meno male, perché è bella. Magari ci farò qualcosa o la metterò da qualche altra parte. Ora devo smontare questa. E adesso è il momento delle grandi bestemmie. Perché bisogna salire lì sopra. Ok. Come prima cosa, in teoria dovrei levare dal cazzo la plafoniera. Quindi devo aprire qui. Qui e qui. Questa è bloccata, ecco fatta. Ora vediamo se riesco a sbloccare gli altri. Bene, scolleghiamo. Guarda, esce sto tubo o non esce? Vediamo che lo spacco a calci. Questo lo mettiamo qui. Ora i tasselli maledetti. Ecco.
con l'odio. Odio cosmico. Odio cosmico. Ora eliminiamo. Eliminiamo queste troiate. Adesso passiamo alle cose serie. Sono una meraviglia, molto più sottili di quello che immaginavo. Sono due veri e propri pannelli. Poi abbiamo due grossi cazzi, due minchiette, il cartone aggiuntivo. Mi piace molto tutto questo. Questo lo mettiamo da parte. Quindi qua abbiamo evidentemente due alimentatori. Ottimo. Ci sono delle viti e manuale istruzioni. Non capisco che cacchio è una specie di supporto. Ma vediamo. È il momento di aprire i pannelli. I pannelli si aprono da qua. Wow. Sono sani. Sono leggerissimi. Che meraviglia. Ora mi domando come si montino questi cosi. Plasticazzi. Paraspigoli. Pannello che si collega ad alimentatore da 42 watt, che secondo me consuma anche meno. Solo che come si monta questo oggetto? Dobbiamo studiare lui. Quindi hanno mandato un supporto da incasso quadrato per dei pannelli che sono rettangolari, dopodiché non c'è nessuna clip e nessun modo per fissarlo al soffitto, quindi dovremo inventarci qualcosa, e questo già un po' mi fa bestemmiare, poco male, comunque ce la faremo, mi inventerò qualcosa. Ma intanto lo proviamo, collegato al volo, ficcato lì, vediamo cosa succede. Attenzione, abbiamo luce LED. Fantastico. Ed ecco come farò, con questa. Userò questa. Tagliando dei pezzetti. E con questa farò questo. Farò dei supporti. Questa cosa è leggerissimo. Che avvito qui. E poi qui ci farò passare una cordicella, una fune, un,
una fascetta, un qualcosa per cui sospenderò qui e qui. A un tassello che sarà lì. Due tasselli. Bene. Potere del metallo. E non solo. Ho appena realizzato che, dato il peso esiguo di questi oggetti, io mi attacco direttamente lì, sul tubo dell'acqua, che è già fissato perenne al soffitto, alla volta. Così non devo fare altri buchi. E lo farò con questi. Questi li farò girare qui dentro e automaticamente ho un supporto. Questi cosi veramente non pesano nulla. Quindi sono a posto. Sono veramente a posto. Ultra facile. Eseguiamo. Non male, direi. Con un po' di bestemmie. Ottimo. Poi sul tubo aggancio lui. Faccio passare i cavi come mi pare, quindi posso tranquillamente montare questi e poi agganciare le alimentazioni dopo, il che è ottimo, così posso fare manutenzione se è necessario. Bene, effettuiamo questa cosa. Insomma, sono stato disattento e non ho ordinato o non ho visto che servivano, e comunque non era per niente chiaro che servivano. E che cazzo! Servivano gli adattatori per montare sta cazzo di lampada. Perché questa di vite non entra? Però devo dire che quando uno compra una plafoniera si aspetta di trovare tutto ciò che serve per montarla, questa cazzo di plafoniera. Quindi devo dire che il loro sito pecca da questo punto di vista, veramente pecca, e non è una cosa buona. Perché chi compra questa roba deve poterla usare senza sbattersi a trovare delle soluzioni che comportano l'uso dell'inciviltà e della violenza. Per cui il mio consiglio verso questa azienda è: fornite tutto il necessario da subito, non fate diventare scemi gli utenti a doversi inventare. Oddio, guarda come cazzo si apre sta merda. Oh, maledetto. Questo è un ottimo materiale per costruire cose. Ora possiamo montare anche questo.
un bagno di sudore, 3 ore di lavoro, ma finalmente abbiamo delle luci notevoli. Fatemi pulire la telecamera. Abbiamo delle luci notevoli che non consumano più 400 watt, ma ne consumano forse 60. Ora, infatti adesso ho un consumo infimo, 330, e se spengo queste luci, quant'è il consumo? Andiamo a vedere immediatamente. ...247, quindi 90 watt all'incirca, circa 90 watt, un cazzo di merda, quasi un quinto risparmio, un quarto, non lo so, ora sono distrutto e quindi basta, è stato un macello. Per fortuna queste luci sono molto leggere e quindi è stato molto facile installarle. Vedete, ho messo i cazzi qua e anche dall'altra parte ci sono i cazzi. Però va bene, sì, è una luce molto molto bianca, ma mi piace, va bene, mi sto già abituando e direi che ci siamo. Oh, le lampade sono Philips alla fine. Quindi insomma dovrebbero essere abbastanza buone. Non mi fidavo delle cose di marca Sungli o Yenblo oppure Yarglass.